benvenuti in questa nuova puntata di Chris modifica le facce delle persone da uomini a donne a donne e uomini. E oggi prendiamo il nostro pennello di FaceApp e trasformiamo tutte le nostre donne TikToker in uomini. Vi posso dire che stavolta fa abbastanza paura, le persone sono praticamente irriconoscibili. Non si capisce niente, in realtà sembra che ha tutta la stessa faccia. Ma ora basta per le cinghiacchie, lasciate un like, ricordo di seguirmi su Instagram, su Chris 13.7 trattino basso, mi raccomando. Adesso cominciamo subito, lasciate un like e vai Chris col telefono. E siamo pronti, eccoci qui, cominciamo con la prima persona che è lei, signore e signori. Quella che se la vede a notte per spaventate, se... Per fortuna che il povero Sesporo salva ce l'ha al femminile e non al maschile. Questa fa davvero paura. Signore e signori, Rosalba versione maschio. Che poi in realtà sapete la cosa che fa più paura? Sono quei capelli a casissimo che partono dal nulla e che si diramano. Ragazzi, Rosalba è diventato un polpo. Il polpo Rosalba multicolore. In realtà con questa cadenza verso il viola sembra molto un polpo. Cioè i colori alla fine sono quel polpo, polipo. Mai capite la differenza, quindi cercate su Wikipedia. L'applicazione quando si tratta di capelli non capisce niente. E comunque diciamo che questo bell'uomo che presenta un po' di trucco fa davvero molto ridere. Cioè ha il trucco, i capelli viola, rosa lì come sono. E non lo so, fa quasi paura. Sespo. Per fortuna che Rosalba è una donna. Ma adesso andiamo avanti. Questa ve la faccio vedere così. E voi adesso nei commenti mi scrivete secondo voi chi è. Non barate, signori. Non barate. Secondo voi chi è questa persona? Chi è questo uomo che in realtà era una donna? Perché l'ha anche vestita. Cioè ci ha anche messo la maglia. Malissimo, eh. Perché tipo chi è che c'ha una maglia che tipo qui viene tagliata, il braccio qui è scoperto e qui no. Ho la scollatura sul braccio in realtà. Ma quanto sono figo. No, non è vero, è una cosa che non va affatto di moda. Quindi evitate che il piacere le scollature sulle braccia. Ma nel senso di così, non è che potete non andare a maniche corte. Quello potete farlo. Quindi secondo voi chi è questa persona? 3, 2, 1... Signore e signori, la fidanzata di Tancredi, Giulia Paglianiti! Cos'è successo a Giulia Paglianiti? Cioè, cosa c'è successo a Giulia Paglianiti? È strana, poi ci ha anche messo un mezzo orecchino. Scusate, ma da quando Giulia c'era l'orecchino così a caso gliel'ha messo tipo quasi quasi ci metto un orecchino lì. Perché così, tipo stava giocando a The Sims. A me inquieta, mi inquietano tutte, mi fanno tutte paura. Quelle lì, quei uomini a donne erano carini, eh. Donne e uomini fanno tutte paura, perfetto per vestirvi da Halloween, ragazzi. FaceApp, fate una maschera. I vestiti da Giulia versione uomo ad Halloween fate paura a tutti. Questa persona che sto per mostrarvi invece è un po', come possiamo dire, statuaria. Perché non so se l'applicazione ha preso l'effetto che la foto ci ha fatto qualcosa o è l'app che è impazzita e ci ha tirato fuori qualcosa. Perché signore e signori, Zoe Massenti è diventata una lastra di pietra. Guardate la faccia. Cioè, c'ha tutte le incavature della roccia. Cosa è successo a questa fotografia? Sembra tipo un militare che è appena tornato da una missione e che quindi adesso è pronta a conquistare l'Ele. No, scherzo, no, si è lasciata da poco e non è una persona che va lì alla ricerca di altri ragazzi appena si è lasciata. Noi vogliamo tanto bene a Zoe Massenti. E adesso passiamo alla donna dalla candida rosa. E no, non stiamo parlando di Beatrice perché Dante, signore e signori, a 9 anni video la prima volta a Beatrice e si innamorò e lei aveva semplicemente cambiato un saluto. Quindi non salutate nessuno perché la gente si innamora e poi vi trovate uno che vi scrive 770 canti, in realtà sono solo 100, perché vuole conquistarvi e poi morite pure. Quindi storia triste, molto triste. Lei, signore e signori, Elisa Maino, la ragazza di... Che cavolo è questo? Un pennello. La ragazza di Diego Lazzari, forse, perché non abbiamo capito che sono lasciati, sono di nuovo insieme. È tutto così difficile in questo mondo. Lei sapete chi mi ricorda? Ma proprio tantissimo. Marra, quello del Cerbero Podcast. Cioè, siete tutte delle donne bellissime. Cioè, è uguale a Marra, proprio identico. Adesso va a fare il Cerbero Podcast a posto di Marra, che finalmente può tornare sul sito nero e arancione. La prossima persona che sto per mostrarvi... Credo che non piacerà molto a Gianmarco Rottaro. Cioè, in realtà Gianmarco Rottaro adesso piace molto, ma forse in versione uomino, forse in versione
uomo è uomino, direi di sì, perché non è un uomo, è un abominio. Signore e signori, Marta Losito col capello che gli scende in faccia. E che stranamente l'applicazione non ha reso assolutamente orribile. Forse è una delle migliori trasformazioni di oggi. Cioè, è perfetta, dai, è molto uomo. A parte che hai reggiseno, ma chi se ne frega di quella roba lì? È facile, dai, questo è figo. Qua ci hai azzeccato un punto in più a FaceApp, che non fa solo cose spaventose. Torniamo invece adesso a parlare di il signor Lelo Giaccaro. Perché parliamo di Lele? Perché è il momento di lei, la regina che ama i termosifoni e che se li sposa, Valeria Vedovatti. E perché Valeria Vedovatti? Perché in questa foto pare Gesù, pare un santo, pare... non lo so, ti vedi tipo un frate cappuccino senza i cappucci? Beh, forse l'applicazione mostrandocela come frate cappuccino gli sta dicendo che è impossibile che stia con Lele, perché lei in realtà ha un vero e unico grande amore. Dio! Ok, forse stiamo leggermente esagerando. Ma continuiamo, le persone che si legano alle ship, qui è una persona un po' viola, ecco come direbbe qualcuno. E che cosa stiamo alludendo? Beh... a lei, alla signora Ace, cioè Lady Giorgia. Cioè in realtà signora Ace, no, sono solo amici, raga, sono solo amici, non cominciate coi gossip, state via. Perché Lady Giorgia è strana, perché ha la barba sulla lingua. No, davvero, no, c'è la barba sulla lingua. A parte che sembra un po' social boom, l'applicazione ha capito che in casa stava insieme, quindi ha detto, ma adesso copio un po' le facce che sono in quella strana casa con la piscina interna. Ma la cosa che continuo a osservare è quella lingua con la barba e poi sotto la lingua non c'è la barba. Ma che problemi ha questa applicazione? Sapete che vi voglio tanto bene. Forse continuare a parlare di tutte le ragazze che Lele Giaccari è un problema, anche perché stiamo parlando solo di quelle. Nessuna ragazza di Valerio Mazzei è stata pronunciata, detta, mostrata in questo video. Signori, ancora una nuova spasimante di Lele, Roberta Zacchero. Zacchero, giusto, no? Zacchero. Zacchero, sì, eccola qui. E niente, cioè, questa trasformazione è fatta proprio bene. Qui non sembra una foto modificata. Pensate che per un attimo non mi ricordavo nemmeno chi fosse. Sono andato a vedere il foglio dove ho scritto le persone che ho trasformato, perché non capivo chi era. No, aspetta, c'è un problema, Chris. Signori, Roberta Zacchero c'ha il colore del muro. Guardate i capelli. Lì i capelli sono lo stesso colore del muro, sta scomparendo! Saranno tutti molto felici, così non può rapire il più bello dei Q4. E siamo arrivati all'ultima persona di oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, intanto lasciate un like e commentate col vostro preferito. Ma lei è l'ultima persona, perché è ultima? Boh, perché così stava nella galleria. E lei è una di quelle presunte persone che stavano con Valerio, anche se era già fidanzata, quindi è una scempiaggine questa cosa. Lei... la ragazza dai capelli rossi, che non è Anna dai capelli rossi, ah. No, in realtà è Anna. Signori e signori, Anna Ciati. In realtà è Anna, non ci avevo pensato. E Anna Ciati, i capelli ce l'hanno tolti. Basta, lei ha troppi capelli, si rasi a zero che fa caldo. E poi, bah, cioè, per il resto è tranquillo, normale. Non vedo nessuna stranezza, forse un po' il collo. Però per il resto è abbastanza normale. Applicazione, wow, ci lasci sempre senza parole. E quindi, signori e signori, spero che questa trasformazione vi sia piaciuta. È stato così, lasciate un mi piace al canale, condividete la campanella, seguitemi su Instagram Chris 37-basso, e io col pennelluzzo vi saluto. Arrivederci, sembra quasi un S.